Direttore Fabiani, l'abbiamo visto arrabbiato, la Lazio protesta su un episodio poco prima del gol della Juventus, un colpo di Douglas Luiz nei confronti di Patri. Qual è il commento? Perché l'abbiamo visto veramente arrabbiato. Non sono arrabbiato, sto mandando dei messaggi ai naviganti, agli alieni, di prestare un po' più attenzione nel giudicare i 90 minuti, i 90 e passa minuti che fanno tutte le squadre, non soltanto la Lazio, tutte le squadre, perché noi guardiamo tutte le partite, di avere una uniformità di giudizio. Una condotta violenta è violenta se la faccio io, così come se la fa lei, così come se la fa una condotta non violenta, non è violenta per me, non è violenta per lei. E allora posso pensare che erano distratti, posso pensare che stavano sorseggiando un caffè, perché insomma la stanchezza, stando davanti al monitor 90 minuti a distanza ravvicinata, può far prendere qualche situazione, eccetera. Bene, se si è sbagliato, allora c'è giusto che si metta, gli si dia un po' di riposo e alzare un po' il livello di guardia di queste situazioni, perché non è soltanto la Lazio che rivendica e dice determinate situazioni, qui sono tutte le squadre, ma tutte, no? Però la prestazione poi alla fine, nonostante l'inferiorità numerica, la Lazio ha dimostrato di avere un'identità. Ecco, questa forse è la cosa positiva. Ci mancano i punti nella classifica, ma c'è in noi la consapevolezza di aver fatto un'ottima gara su un campo difficile come quello della Juventus. La Juventus, dicevo ai vostri colleghi, non ha bisogno di queste sviste, perché può vincere tranquillamente le partite anche senza queste sviste. Però, sai, riequilibrare 10 contro 10 una gara che si sta avviando verso un normale pareggio, credo che avrebbe dato morale alla nostra squadra. Premesso che sono entrato negli spogliatoi e gli ho fatto i complimenti, mi ha chiamato anche il presidente e mi ha pregato di fare i complimenti alla squadra per il comportamento innanzitutto sportivo che ha avuto in campo, perché Patrick, se era in malafede, stava a terra 20 minuti. Noi invece preferiamo giocare al calcio, come dire, guadagnandoci sul campo quello che ci aspetta. Direttore, la rete impazzisce, i tifosi della Lazio che mostrano ferma immagine di questo pugno che viene subito dal giocatore. Non è tifosi della Lazio, noi celeste, no? Allora lo svelo così. Samantha, quando sta sopra il satellite, sa, noi a Formello abbiamo una sala regia che probabilmente non ce l'hanno i migliori network in Italia, per cui vediamo tutto, ma non vediamo soltanto le partite della Lazio, le vediamo tutte quante, per cui possiamo fare il fermo immagine, possiamo mettere la linea un po' a destra, un po' a sinistra, abbiamo tutto, guardi, mi creda. Allora io dico al signor Rocchi, autorevole, come dire, ex arbitro, persona per bene, persona terza, ecco, insomma, di essere un po' più energico da questo punto di vista, perché torno a ripetere, si è rovinata una partita che la Juventus probabilmente l'avrebbe comunque vinta. A noi c'è il rammarico che Romagnoli viene sanzionato, Patrick che per condotta violenta non è stato neanche preso in considerazione. A Firenze, dove il VAR non doveva intervenire, ad esempio, interviene arbitrariamente. Ma proprio in questo senso, i tifosi dicono ci fanno pagare i brutti rapporti tra il presidente e Gravina. Io non credo a queste cose, se no non starei qui e non posso pensare a queste cose nella maniera più assoluta, anzi la prego di credermi e di non dire queste cose, perché sarebbero veramente cose brutte e ingiuste, tra altre cose. Io dico che il designatore, la sua squadra, deve intervenire energicamente per dare delle linee guida, dei binari, perché sennò si deraglia spesso e volentieri tutto qui. Grazie, direttore. Ivan, rammarico perché eravate riusciti, nonostante l'inferiorità numerica, ad arrivare a un passo da un pareggio che sarebbe stato anche meritato. Ecco, qual è lo stato d'animo all'interno dello spogliatoio? C'è rammarico perché alla fine abbiamo perso la gara, però c'è anche consapevolezza di, secondo me, di essere sulla strada giusta e di
che stiamo iniziando a creare un qualcosa di importante, soprattutto a livello di spirito, che poi a lungo andare è la cosa più importante. La fase difensiva è messa un po' sotto la lente di ingrandimento, però oggi avete concesso poco nonostante l'inferiorità numerica, però pagate, ecco, qualche indecisione ogni volta, la Lazio le paga care, perché ogni qualvolta commettete un errore. Come ti spieghi questa situazione qua? Ma per me parlare di errori non è tanto giusto, il calcio è talmente veloce, talmente alla fine è fatto di piccole cose, di episodi che poi si vedono al VAR. Purtroppo delle volte ti va bene, delle volte meno, a lungo andare le cose comunque come si bilanciano. In questo momento purtroppo stiamo pagando a caro prezzo quello che può essere un episodio sfavorevole, però questo non ci deve abbattere, voglio dire, alla fine oggi questo va per i più di meno, non abbiamo concesso poi così tanto e quindi dobbiamo tenerci aggrappati a questo. Ecco, tu eri nei pressi, in area di rigore, quindi magari hai visto meglio delle telecamere cosa è successo tra Grassluiz e Patrick. Ci puoi descrivere cosa magari è accaduto? Perché poi le telecamere sono abbastanza, ecco, chiare nell'episodio. Io non ho visto bene perché ero focalizzato sul pallone e ho visto il mio compagno andare a terra e non penso sia andato a terra per niente, però voglio dire, chi ha visto le telecamere, chi ha visto, sicuramente saprà esprimersi meglio di me. Si può dire che stasera vi avete girato male, perché se ci si pensa tutti gli episodi vi sono stati favorevoli in una partita in cui uno in meno avete giocato, se non alla pari, perché era difficile ripartire, comunque non siete stati inferiori alla Juve. Ma in realtà episodi favorevoli, dico la verità, non è che siano stati poi così favorevoli, c'è stato una sfavorevoli, sono stati sfavorevoli perché alla fine purtroppo due cose al limite, a parte della traversa, poi nel resto siamo stati appunto puniti con un rosso e con un autogol, però come ho detto prima dobbiamo tenerci stretto quello che è stato l'atteggiamento, quello che abbiamo dimostrato sul campo, basta, e poi facendo così otteniamo risultati. Si riparte giovedì con l'Europa League, può essere, ecco, il palcoscenico giusto magari per svuotare magari questa delusione? Sì, sì, ma guarda, ti dico la verità, non vedo neanche poi... Non è che sì, c'è grande rammarico per oggi, però come ho detto noi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo fossilizzarci troppo su... Sarebbe stato peggio perdere in malo modo, invece siamo stati tosti, siamo stati duri, abbiamo dimostrato di aver voglia di portare a casa il risultato, l'abbiamo fatto bene e quindi niente, ci dobbiamo ricaricare le pile mentali e fisiche e basta, e poi essere ancora più carichi giovedì.